Ciao, se sei nuovo mi presento. Io sono Mari e sul mio canale puoi trovare tante idee per la tua casa, dalla spesa ai detersivi che utilizzo per pulire, dall'home decor ai tutorial creativi e tanto altro ancora. E se vuoi conoscermi meglio, ci sono anche i vlog dove ti parlo della mia vita. Ti invito quindi a controllare le mie playlist nel box informazione sotto questo video per trovare gli argomenti che possono attirare di più il tuo interesse. Se il mio canale ti piace, ti invito ad iscriverti e se la mia compagnia ti fa piacere, regalami un like che mi aiuta tanto per la crescita del mio canale. Ma adesso iniziamo! Ciao a tutti e benvenuti in una nuova rubrica. Oggi cucino con. Preparerò delle ricette utilizzando i prodotti di un determinato marchio o supermercato, testando così la qualità degli ingredienti e la riuscita delle ricette. Oggi inizierò con Eurospin e voglio preparare con voi dei cupcake facilissimi senza cottura, da preparare con pochi ingredienti per una merenda super sfiziosa last minute. Per preparare questi cupcake ho acquistato 3 confezioni di tortini, ma penso proprio di utilizzarne 2 perché ne voglio fare 12. La ricotta fresca, 3 confezioni di formaggio fresco spalmabile, però credo proprio di utilizzarne soltanto 2, e poi dello zucchero a velo. Per decorare, mi sono fatta prestare, insomma, comunque potete acquistarli dove volete, degli zuccherini colorati da mettere sopra, perché voglio realizzarli bianchi con questi zuccherini colorati di sopra. Per quanto riguarda gli attrezzi, invece avremo bisogno, o meglio, io ho deciso di utilizzare una piastra per cupcake, per muffin. Perché voglio metterli qua dentro per portarli, per posarli nel frigo. Delle sacche per la sac à poche, io ne utilizzerò una, ma per sicurezza ne ho preso un'altra. E una punta stellata, così per creare poi la mia decorazione sopra il muffin. Comincio quindi prendendo 2 confezioni di formaggio light, la mia ricotta. È una confezione di zucchero a velo. Voglio utilizzarne prima uno, vedere se va bene come zucchero oppure eventualmente aggiungerne un altro po'. Li verso tutti e 3 dentro il bimby e li faccio ovviamente montare bene, li faccio amalgamare bene e poi vado all'assaggio. Ecco come si presenta la mia crema e adesso la verso nella sac à poche. Ecco qui il lavoro finito, da notare, insomma, non sono bravissima ad utilizzare la sac à poche, ma va bene così, perché questa è la dimostrazione che chiunque può
realizzare dei muffin semplicemente senza bisogno di fare grandi cose. Se insomma volete fare più bella figura, ovviamente affidatevi ad un pasticcere di fiducia, ma se volete fare felici i vostri bambini per un pomeriggio potete benissimo realizzarli così. Gli zuccherini che avete visto in fotografia io li metterò alla fine perché temo che si sciolga il colore. Adesso vanno a riposare in frigo e quando è il momento li tolgo dal frigo, metto gli zuccherini e li scendo giù in sala feste.